Milano, 11 aprile 2018, siamo alla presentazione di Venditalia, alla conferenza stampa che si è appena tenuta, e siamo in compagnia di Paolo Borgio, il direttore di Fiera Milano. Buongiorno, dottor Borgio. Buongiorno a voi. Com'è nata questa collaborazione? Quali sono i motivi che hanno indotto voi e loro a fare questa partnership per Venditalia? Allora, Fiera Milano è sempre alla ricerca di settori nuovi in cui avere sviluppo, settori che abbiano una capacità di andare verso l'internazionale, che abbiano una leadership perlomeno italiana, con la possibilità poi di avere uno sviluppo e una leadership europea, possibilmente mondiale. Nel momento in cui siamo entrati in contatto con Venditalia, con Confida, sembrava che ci fossero tutte le carte giuste per farlo. C'è un settore di riferimento sul mercato italiano che è fortemente leader al mondo, c'è un mercato di esportazione importante e c'è anche un mercato interno di riferimento. Quindi a questo punto, nel 2004, quando Venditalia e Confida sentivano di avere la necessità e avere le spalle sufficientemente forti per essere più aggressivi e pronti a una sfida internazionale, hanno scelto Milano e noi siamo stati molto orgogliosi di questa scelta e molto felici ancora oggi. Quali sono le aspettative per questa nuova edizione? Le aspettative sono alte, è la ventesima, è l'undicesima edizione, sono 20 anni che esiste Venditalia, è un'edizione che si sviluppa e parte in un momento di ripresa economica internazionale in parte italiano, e i numeri che abbiamo visto oggi sono assolutamente rincuoranti e molto positivi da un punto di vista di capacità di attrarre anche espositori stranieri e di conseguenza buyer e compratori internazionali, e quindi le condizioni sono ottime per un'ottima annata. E infine, mancano poco meno di 2 mesi, come procede? Abbiamo sentito poco fa il presidente di Venditalia dirci dei numeri. Il vostro radar cosa dice? Il nostro radar dice che è un momento positivo per il settore fieristico, un momento positivo per Milano, un momento molto positivo per Fiera Milano. Dall'inizio dell'anno praticamente tutte le nostre manifestazioni hanno avuto un trend di crescita e di sviluppo. A maggior ragione ci aspettiamo che Venditalia riesca ad abbracciare completamente questo trend. La prima collaborazione è nata nel 2014, quando... Sì, ma diretta, diciamo, con una fiera in abbinamento a una vostra fiera, Tutto Food, è nata nel 2014, si è sviluppata nel 2015, quel giorno in cui Lucio Pinetti, l'ex presidente di Confida, l'ha chiamata. Che cosa è successo? Me lo ricordo bene, era un sabato mattina, io ero in montagna, ho visto la telefonata di Lucio, che oltre che essere un importante cliente era un carissimo amico, che rimpiango ancora oggi. Mi ha detto: Paolo, io ho un problema, devo cercare di trovare un modo per essere dentro al mondo Expo, perché Expo parla di food, di alimentazione, di sostenibilità, sono tutti aspetti su cui Venditalia, il settore Confida, è molto forte. E io ho detto: ma perché non fai una manifestazione, perché non facciamo una special edition insieme con Tutto Food? Lui è stato in silenzio per pochissimi secondi e mi ha detto: facciamola. E da lì a martedì, mercoledì ci siamo visti e abbiamo messo le basi. È stata una cosa, insomma, una delle trattative più veloci e più in sintonia che abbia mai fatto in vita mia. Fulminante, direi. Fulminante, totalmente fulminante. Dottor Borgio, grazie, ci rivedremo tra il 6 e il 9 di giugno a Venditalia. Amici, per il momento da Milano è tutto, appuntamento al prossimo evento.